Sì, no, perché l'abbiamo messo in calendario 3, perché la richiesta era abbastanza notevole e il prossimo lo faremo il 13 ottobre. Sarò brevissimo, vi aggiorno del calendario della formazione di questo collegio. A novembre, il 13 novembre, faremo un seminario sui rifiuti speciali in edilizia, dove discuteremo della normativa sia dal punto di vista sanzionatorio che dal punto di vista procedurale. È una materia abbastanza interessante per noi che in edilizia ci lavoriamo. È un altro convegno che faremo il 9 di dicembre durante la biennale de Baldis. Ci incontreremo con i politici regionali locali per parlare dello sviluppo sostenibile in Irpinia, quale tipo di sviluppo sostenibile. Passo la parola al Presidente, che saluto, grazie. Buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione. Mi diceva, io non ho avuto modo di controllare i colleghi che vengono da fuori provincia, ringrazio tutti ovviamente, in particolar modo l'amico Gino Pezzone, ex presidente di Caserta, che abbiamo condiviso 4 anni a Roma meravigliosamente. Niente, vi dicevo che la settimana scorsa siamo stati all'Expo, abbiamo presieduto lo stand che il Consiglio Nazionale TAS ha messo a disposizione dei collegi, avevo anticipato già in precedenza, noi avevamo aderito a questa iniziativa e insieme a noi altri 28 collegi su 108, 110 non mi ricordo, insomma che abbiamo presieduto 2 giorni per uno, ci siamo divisi i compiti, sono venute parecchie persone a dire la verità, ma la cosa bella è che parecchie scuole sono passate per lo stand. Tenete presente che come professionisti, oltre agli agronomi, c'era solo i geometri, né ingegneri né architetti non erano presenti. E poi abbiamo concluso con la giornata di sabato facendo un grandissimo convegno al centro di Milano, alla Galleria Meravigli, parlando degli acciai. Sinceramente io sono rimasto molto contento della manifestazione, perché ho ricevuto personalmente i complimenti del Presidente di Milano che stava per andarsene quando il relatore che ha parlato degli acci si è riseduto e per quasi 3/4 d'ora l'ho ascoltato, quindi una cosa positiva per l'immagine del Collegio di Avellino. E tenete presente che in quella galleria soltanto 10 collegi dei 28 hanno fatto un'iniziativa. Va bene, io vi ringrazio ulteriormente per la vostra massiccia presenza, non voglio rubare altro tempo ad Antonella, l'ingegnere. E buon proseguimento. Allora, buongiorno a tutti, già mi ha presentato il Presidente, io sono ingegnere Guarino di Arest Group e oggi facciamo una lezione puramente teorica su tutte le novità entrate in vigore il 1 ottobre del 2015 in materia di certificazione energetica. Quindi andiamo a vedere come cambia la normativa e come si va a fare il nuovo certificato energetico. Di cosa parliamo oggi? Al centro dell'attenzione c'è il decreto interministeriale 26 giugno 2015, composto da ben 3 decreti che sono appena entrati in vigore. Quindi andiamo a vedere il nuovo modello di APE unico in tutto il territorio nazionale, il nuovo modello di AQE, attestato di qualificazione energetica, il nuovo format per gli annunci immobiliari. E vi ripeto, questi 3 modelli sono uguali in tutte le regioni d'Italia. I nuovi limiti e requisiti minimi per la certificazione energetica degli edifici, il concetto di edificio di riferimento, e qui è la vera novità, e poi andiamo a vedere come si legge il nuovo APE. La messa a punto è facile perché non dovete completare nulla di manuale, in quanto tutti voi siete dotati di un programma, di un software che vi mette a punto l'attestato. Ma andiamo a vedere poi come si leggono i dati che ritrovate nell'attestato.
Il decreto interministeriale è composto da tre decreti. Il primo è il decreto dei requisiti minimi, fornisce i nuovi limiti per il calcolo. Un decreto riguardante le nuove relazioni tecniche di progetto e le nuove linee guida per la predisposizione dell'APE, nuove linee guida che sostituiscono il decreto del 26 giugno del 2009. Il decreto denominato requisiti minimi tratta l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, definisce le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici. Quindi va a definire le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica, i nuovi requisiti minimi per l'efficienza energetica e va a fare una ulteriore divisione sugli edifici sottoposti alle ristrutturazioni e alle riqualificazioni energetiche. Metodi di calcolo, beh, qui le formule ve le risparmio, perché se vedete le formule dite ok, non voglio fare più il certificatore energetico. Anche perché, ripeto, voi manualmente questi calcoli non li fate. Quindi la mia attenzione andrà su un nuovo concetto di edificio, sulle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, il concetto di riqualificazione energetica e non da ultimo la novità, il concetto di edificio di riferimento. Le nuove metodologie di calcolo ci dicono che la prestazione energetica globale del nostro edificio sarà dato da indice di climatizzazione invernale ed estiva e fin qui nulla è cambiato. Prestazione per la produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, trasporto di persone e cose. La prestazione energetica del nostro edificio è pari alla somma di queste grandezze. C'è un asterisco su illuminazione e trasporto di persone e cose. Queste due grandezze sono utilizzate solo e esclusivamente negli edifici non residenziali. Quindi quando dovete valutare la prestazione energetica di un edificio residenziale, le civili abitazioni per intenderci, dovete utilizzare climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione. Sono tutte grandezze obbligatorie che dovete prendere in esame. Se invece state facendo la valutazione energetica di un edificio non residenziale, dovete aggiungere anche l'illuminazione e il trasporto di persone e cose, gli ascensori, i montacarichi per intenderci. Ma cosa si intende per prestazione globale del nostro edificio? Tradotto in parole povere. Quanti euro devo spendere all'anno per garantire climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e tutti gli altri servizi. Quindi il nostro obiettivo qual è? È quello di avere un indice di prestazione energetica globale minimo, il più basso possibile. Questo ci garantisce interferenza. Spento. No, ma pure da spento continua a fare rumore. Se gentilmente ci chiamano qualcuno, forse riusciamo a aiutare questo rumore di sotto. Va bene. Allora, il nostro scopo qual è? È quello di garantire un livello di prestazione energetica basso, perché questo vuol dire che io per raffrescare, riscaldare e produrre acqua calda sanitaria andrò a spendere pochi euro all'anno. Ora dite voi, perché l'illuminazione, perché il trasporto di persone e cose? È molto semplice. Le luci sono dei dissipatori di energia, vanno a modificare quella che è la qualità dell'aria. Io preferisco parlare senza microfono, tanto ho una voce abbastanza squillante, solo se ci togliete questo rumore di fondo che copre la mia voce. Lo facciamo? No, perché sennò è assordante.
Ok? Allora, ritorniamo a noi. Nelle civili abitazioni è fondamentale ragionare in termini di comfort abitativo. Noi dobbiamo garantire la qualità dell'aria, quindi qualità dell'aria vuol dire garantire un giusto livello di riscaldamento e raffrescamento e garantire anche il ricambio d'aria. Ecco perché parliamo anche di prestazione energetica per la ventilazione. Ventilazione che non necessariamente deve essere una ventilazione meccanica, noi possiamo avere anche una ventilazione naturale. Per intenderci, apriamo le finestre. Quando invece noi andiamo a valutare il comportamento energetico di un edificio non residenziale, per garantire il comfort, la qualità dell'aria, dobbiamo prendere necessariamente in esame l'illuminazione. Questo perché, prima di tutto, l'illuminazione va a far diminuire quella che è la qualità dell'aria e quando brucia ossigeno. L'illuminazione, a prescindere dal tipo di lampada che noi andiamo a utilizzare, produce calore. Quindi per la climatizzazione invernale è una quantità in più che mi va a riscaldare gli ambienti e per la climatizzazione estiva è una quantità che devo andare a sottrarre, quindi in un certo qual modo mi incide sulla quantità di soldi che io devo spendere per garantire climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. Il nuovo decreto ministeriale del 26 giugno 2015 ha stabilito che in tutte le civili abitazioni, edifici residenziali, bisogna garantire i servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Quindi se il vostro edificio non è munito di questi impianti, quando andate a calcolare la prestazione energetica dovete simularne la presenza, quindi prenderete un generatore standard, una bomba di calore standard, un boiler standard e lo dovete obbligatoriamente inserire. Anche se non c'è, ok? Quindi capite bene che tutto questo va a intaccare sulla classe energetica del vostro edificio. Negli edifici non residenziali è obbligatorio simulare la presenza dell'impianto di climatizzazione invernale. La produzione di acqua calda sanitaria no, ma il riscaldamento deve essere simulato sempre. Quindi ripeto, se il vostro edificio uso residenziale, uso non residenziale, non è munito di impianti per garantire i primi due servizi, in ogni caso ne dovete simulare la presenza. Concetto di nuovo edificio. Con l'entrata in vigore del decreto requisiti minimi, si definisce nuovo edificio, un edificio il cui titolo abilitativo, permesso a costruire, DIA, SCIA, qualunque autorizzazione essa sia, sia stato richiesto solo dopo l'entrata in vigore del DM, quindi dopo il 2 ottobre del 2015. Quindi tutti gli edifici il cui permesso di costruire, la DIA, la SCIA, le varie autorizzazioni sono state richieste dopo il 2 ottobre, fanno scaturire il concetto di nuovo edificio. Dite voi, ma a me questa cosa che mi serve saperlo? Vi serve perché la progettazione, realizzazione vera e propria, quindi costruzione dell'edificio e degli impianti e servito adesso, deve rispettare quelle che sono le norme vigenti sul concetto di risparmio energetico. Quindi tutti i vostri materiali costruttivi devono essere scelti in quest'ottica, dove per materiali costruttivi si intendono non solo i mattoni, le tegole, le impermeabilizzazioni, ma anche gli impianti. Anche il tipo di termosifone, il tipo di pompa di calore che dovete scegliere e così a seguire. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione tutti gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione. E questo è ovvio, se io vado a demolire completamente il mio edificio, lo sto ricostruendo ex novo e quindi mi devo attenere alle nuove norme. L'ampliamento di edifici esistenti, la cui nuova porzione ha un valore lordo climatizzato superiore al 15% o comunque superiore a 500 metri cubi. Concetto di ristrutturazione. Sul concetto di ristrutturazione adesso entriamo in un livello di dettaglio più specifico. Vengono divise in due grandi rami: ristrutturazioni importanti di primo livello e secondo livello.
Quelle di primo livello riguardano gli interventi sull'involucro edilizio per una percentuale superiore al 50% e necessariamente comprendono gli impianti termici. Le ristrutturazioni invece di secondo livello riguardano gli interventi pari al 25% che noi andiamo a fare sull'involucro edilizio e possono o meno riguardare gli impianti. Ora a questo punto sorge spontanea una domanda: ma se la mia ristrutturazione non raggiunge il 25%, quindi non è superiore al 25%, ma è pari al 24%, come mi devo comportare? Riqualificazione energetica. Quindi tutti gli interventi che noi facciamo all'involucro edilizio al di sotto, che riguardano una percentuale al di sotto del 25% sulla superficie disperdente lorda, rientrano nel concetto di riqualificazione energetica. Vedete? Anche la ristrutturazione di un impianto termico ha servito all'edificio piccoli interventi, compresa la sostituzione del generatore. Se io vado a sostituire il mio generatore, comunque mi ritrovo in questa casistica. Dite voi, ma perché io lo devo sapere? Perché è importante? Al di là della scelta dei materiali, ma soprattutto perché abbiamo visto che il decreto ministeriale è composto da 3 decreti. Abbiamo il decreto relazione tecnica di progetto. Relazione tecnica che è diversa per tutte queste casistiche. Quindi in ognuna di queste relazioni tecniche andrò a inserire delle informazioni diverse in base alla casistica in cui mi ritrovo. Quindi se parliamo di ristrutturazione di primo livello avrò la mia relazione tecnica, ristrutturazione di secondo livello ne avrò un'altra ancora, interventi di riqualificazione avrò un altro documento ancora. Quindi si entra sempre più nello specifico. Vanno a scomparire i modelli generali. In ultimo, edificio di riferimento. Questa è la vera novità. Da ora in poi, dal 1 ottobre, tutti i vostri interventi, quindi nuove ricostruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni, devono rispettare il concetto di edificio di riferimento. L'edificio di riferimento è un edificio identico al nostro edificio reale. Identico per geometria, orientamento e ubicazione territoriale, destinazione d'uso, situazioni al contorno e caratteristiche termiche e parametri energetici. Quindi, quando voi andate a costruire un nuovo edificio, la scelta dei materiali è dettata dalle caratteristiche dell'edificio di riferimento. Quindi se il mio edificio ha delle murature in tufo, queste murature in tufo hanno una certa trasmittanza. Io quando vado a realizzare il mio edificio con la muratura in tufo, mi devo avvicinare il più possibile a quelli che sono i parametri di trasmittanza forniti dall'edificio di riferimento. Ok? Quindi tutto questo ci garantisce di avere un edificio la cui prestazione energetica è sempre più bassa, quindi si traduce che io per riscaldare, per raffrescare, per produrre acqua calda e sanitaria vado a spendere sempre meno euro all'anno. Edificio reale, edificio di riferimento. Il mio edificio reale è identico per caratteristica all'edificio di riferimento. Solo il mio edificio di riferimento mi dà un certo indice di prestazione energetica globale. Il mio edificio reale si deve avvicinare il più possibile all'edificio di riferimento. Ma io avvicinandomi a questo edificio riesco a ottenere il massimo. Con pochi euro riesco a ottenere la migliore prestazione energetica. Ok? Valutate che in fase di progettazione l'edificio di riferimento ha tutte le tipologie di impianti che io ho. Voi sapete bene che attualmente per le attuali norme, norme tecniche, quando noi andiamo a richiedere il permesso di costruire, dobbiamo fare il progetto dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili, è obbligatorio. Quindi quando io vado a progettare, io avrò tutte le tipologie di impianti
impianti da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili. Avrò tutti i medesimi materiali costruttivi, avrò le stesse componenti dell'involucro edilizio. Sapete bene che l'involucro edilizio si innerva le pareti, le coperture, le finestre. Quindi, quando io adesso mi ritrovo nel caso di nuovo edificio, ristrutturazione importante, mi devo attenere a questo. Fin qui era troppo semplice. Quanti edifici di riferimento abbiamo? Due. Non poteva essere così facile. Se io devo progettare il nuovo, il gioco è fatto. Mi prendo la norma, mi dice copertura in tegole, bene, che valore di trasmittanza deve avere il solaio, che valore di trasmittanza devono avere tutti gli isolati, io me li prendo e mi vado a scegliere i materiali che si devono avvicinare. Per avvicinare vuol dire che devono essere inferiori ai livelli indicati dall'edificio di riferimento, superiore il mio obiettivo a quello che è andato. Ma quando io devo calcolarmi la classe energetica di un edificio, come faccio? Devo prendere in esame un altro edificio di riferimento, che è quello standard. Quello standard mi permette prima di tutto di stabilire solo la classe energetica, perché io ho un edificio già esistente, costruito 10 anni fa, 10 anni fa c'erano valori di trasmittanza differenti, materiali costruttivi totalmente obsoleti rispetto a quelli di oggi, pensate a tutte le tipologie di isolamento, quindi non lo posso paragonare in termini di quantità di trasmittanza degli elementi costruttivi. Pensate anche agli infissi, quante tecniche nuove ci sono, quanti materiali nuovi ci sono. Quindi capite bene che l'edificio di riferimento non aveva senso. Bene, ma come procedo io a questo punto? Con questa struttura mi devo calcolare la classe energetica. Mi prendo l'edificio di riferimento. Ma cosa mi dà questo edificio di riferimento? L'edificio di riferimento mi dà sempre i valori dell'involucro edilizio e mi dà anche i valori degli impianti. Ma sugli impianti adesso la questione diventa più problematica. Perché noi dobbiamo considerare, prima di tutto abbiamo due tabelle di riferimento, uno per l'anno 2019 e uno per l'anno 2021. Quindi da oggi fino al 2019, da oggi fino al 2021, noi andremo a confrontare quelli che sono i valori attuali con queste tabelle proiettate nel futuro. Tabelle del 2019 ci forniscono dei parametri per gli edifici non residenziali, 2021 per gli edifici residenziali, quindi già questo ci fa una proiezione nel futuro. Dotato di impianti standard. Dotato di impianti standard, prima di tutto, ci esclude tutti gli impianti da fonti rinnovabili. Quindi supponiamo che il collegio dei geometri di Avellino produce elettricità con un impianto da fonti rinnovabili, quale il fotovoltaico. Questa elettricità la utilizza per il riscaldamento invernale e poi avrà la sua pompa di calore, avrà il suo generatore a compensazione. Quando devo calcolare la classe energetica del Collegio dei Geometri di Napoli, io non posso utilizzare le fonti rinnovabili. Quindi tutta l'energia che mi produce il mio impianto fotovoltaico non la devo considerare, perché nell'edificio di riferimento questo ha costo zero e quindi non la posso considerare. Devo considerare il generatore, ma non il mio, quello standard. Ok? Quindi se io ho un generatore alimentato a gas, non posso indicare quello che io ho, devo utilizzare quello standard con i suoi valori. Quindi capite bene che gli edifici, la maggior parte, risulteranno un completo colabrodo. La maggior parte degli edifici ricadrà in classe G. Perché un generatore, per quanto di ultima generazione, non sarà mai quello standard. Quello standard è quello ottimale, con un rendimento al 100% in qualunque casistica. Ma i nostri generatori non hanno mai un rendimento al 100%. Quindi capite bene il concetto. Se sono stata poco chiara, interrompetemi su questo concetto, perché a questo punto sorge una domanda, no? Quando io vado a realizzare il mio edificio, voi sapete benissimo che già in una fase di progettazione dovete fare il vostro attestato energetico. Sull'attestato energetico parliamo di AQI, è vero che non andiamo a indicare la classe energetica, ma comunque vi darà una prestazione energetica.
Ma quando io poi l'ho realizzato e mi vado a calcolare la classe energetica dopo un mese, la classe energetica nella fase di progettazione e ultima realizzazione, dopo un mese non sarà più quella. Perché io in fase di progettazione ho preso in esame tutte le tipologie di impianti, perché l'edificio di riferimento, fase progetto, è identico al mio. Quindi ho tre tipologie di impianto per il riscaldamento, io le vado a indicare tutte e tre. Ho due tipologie di impianti per il raffrescamento, io le indico tutte e tre. Quando invece devo calcolare solo la classe energetica di questo edificio, non c'avevo più tre tipologie di generatori per avere quel tipo di riscaldamento, quel tipo di raffrescamento. Ne dovrò prendere in esame uno soltanto. E quello standard, quello che mi dice l'edificio di riferimento standard. Quindi c'è una discrepanza di valori. Tutte queste cose voi non le andrete a fare manualmente perché vi aiutate con dei software. E quando vi ritroverete con due risultati distinti e separati, completamente diversi, non è che il programma non funziona più o non è corretto, è perché effettivamente è così. Io in fase di progetto mi avvicino al mio edificio ideale, che è identico in tutto e per tutto, quindi ho una certa prestazione reale. Ma quando io vado a calcolarmi solo la classe energetica e vado a escludere determinati impianti e mi prendo quello che è il valore standard di un generatore, non mi avvicinerò mai. Quindi avrò un altro indice di prestazione. Poi già le tabelle di riferimento 2019-2021, cioè sono proiettate nel futuro con dei valori veramente molto bassi. Noi non ci possiamo avvicinare così tanto così. Se avete qualche domanda sull'edificio di riferimento. Vi vedo troppo silenziosi. Siamo così perplessi per queste grandi novità, però si parla sempre di nuove norme, nuove tecnologie, però non si parla di soldi. Aspetti che adesso ci sono pure le novità per il certificatore, non ti preoccupate. Finalmente la normativa ci va un po' a liberare come professore. Dite voi, dopo tanto. Allora, per farvi capire, mi allaccio un attimo a quello che dice il collega. La normativa, il legislatore ci complica la vita. C'è una questione con i notari in atto. Allora, voi sapete benissimo che il costruttore, ancora prima di realizzare la sua struttura, il suo edificio, vende le unità immobiliari. Nell'atto di prevendita bisogna allegare l'APE. Giusto? Ok. La costruzione, un progetto iniziato gennaio 2015. Quindi il costruttore ha preparato un'APE con i riferimenti del 2000, gennaio 2015, che vi restituisce di quella unità immobiliare una classe F. Benissimo. L'edificio non viene realizzato entro gennaio, febbraio, marzo, ma i lavori finiscono a dicembre. Quindi vi viene consegnata la chiave della vostra unità immobiliare a gennaio 2016. A gennaio 2016, però, per perfezionare l'atto di vendita, dovete allegare la POC. Benissimo. Ma l'ave fatto a gennaio 2015 è completamente diverso dall'ave fatto 2016. In teoria il vostro preatto di vendita è nullo. Notai, un grande punto interrogativo. Che dobbiamo fare? Stiamo aspettando il CT, il Comitato Tecnico Italiano, che si pronunci in merito. Perché questo è un altro problema. Cioè, mentre prima un'APE lo facevo nel 2014, lo facevo nel 2013, o lo facevo nel 2012, cambiava poco, perché i valori delle trasmittanze erano quelle. Le norme UNI, 11.300, parte 1, 2, 3, 4, bene o male, hanno sempre dato i medesimi parametri. L'obiettivo era quello di scegliere materiali costruttivi e prestazioni degli impianti che si avvicinavano a quelli che erano i parametri indicate dalle norme 1. Benissimo, quindi voglio dire, un'APE
ti scostava di poco, il mio fabbricato era di classe F, rimaneva in classe F nel corso degli anni. Ora invece con il concetto di edificio di riferimento è una cosa completamente diversa, quindi l'APE di gennaio 2015 sarà completamente diverso dall'APE di gennaio 2016. E il notaio dice: per me i due documenti non sono conformi, io devo tutelare l'acquirente. Per tutelare l'acquirente io devo invalidare l'atto, perché se tu costruttore mi stai vendendo un edificio che mi costa 1000 euro all'anno per garantirmi tutti i servizi, adesso invece mi dici che ce ne vogliono 1200, allora mi hai frodato, mi hai venduto una cosa efficiente che adesso non lo è. Ma non è che il costruttore mi sta facendo una frode, è semplicemente che i parametri di calcolo sono cambiati. Quindi capite bene che la questione è molto più complessa di quello che si possa immaginare. Passi a questa slide, abbiamo capito che ci sono due edifici di riferimento, uno in fase di progetto e uno di riferimento standard per stabilire la sola cassa energetica del nostro edificio, quindi della nostra unità immobiliare. Siamo passati alla seconda parte del decreto, relazione tecnica di progetto. Abbiamo visto che questo decreto è formato da tre allegati, ognuno di questi allegati ci fornisce lo schema di relazione tecnica che dobbiamo andare a completare, quindi allegato 1, nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edificio a energia quasi zero. Secondo allegato, relazione per la riqualificazione energetica, quindi che racchiude sia interventi sull'immobile che sugli impianti, ristrutturazioni importanti di secondo livello. E in ultimo uno schema di relazione tecnica solo ed esclusivamente se ci ritroviamo nella riqualificazione energetica dei soli impianti. I contenuti della relazione tecnica, abbiamo visto, sono informazioni generali, parametri climatici, dati tecnici e costruttivi dell'edificio, tutti i dati relativi ai vari impianti termici presenti, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e estiva, produzione acqua calda e sanitaria, ventilazione e illuminazione. Adesso andiamo un pochino più nello specifico per quello che serve a noi. Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica. Questo decreto fornisce il nuovo modello di APE unico in tutta Italia, nuovo modello di AQUE, nuovo format per gli annunci immobiliari. Questi modelli saranno uguali in tutto il territorio nazionale e questo si traduce in: le regioni hanno 2 anni di tempo per adeguarsi. Allora, qui dobbiamo fare un po' di chiarimenti però. Il decreto 26 giugno 2015 stabilisce che i tre modelli APE, AQUE e format annunci saranno uguali in tutta Italia. Quindi le regioni dovranno utilizzare tutte questo modello entro 2 anni di tempo. Però il decreto lascia libertà alle regioni di poter legiferare su una propria normativa in termini di calcolo della prestazione energetica, ok? Quindi se una regione mette ad appunto una normativa per stabilire la metodologia di calcolo, questa ancora valenza. Il decreto ministeriale 26 giugno 2015 conferma i requisiti del certificatore energetico. Quindi tutti i professionisti devono dimostrare di avere competenza nella progettazione di edifici e impianti asserviti ad esso. Competenza che si dimostra con progetti effettivamente realizzati, indicando nelle autodichiarazioni che avete fatto questi progetti con relativo deposito a un genio civile o a interessi equivalenti. Chi non ha la possibilità di certificare questo, rimane vigente l'obbligo del corso di 80 ore come tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. Conferma nuovamente la libertà alle regioni di emanare specifiche direttive sui requisiti del certificatore. Quindi quelle regioni che attualmente hanno istituito un proprio albo dei certificatori continueranno a tenerlo. Quindi, ripeto, quello che entrerà in vigore saranno solo esclusivamente questi nuovi modelli unici. Questo perché bisogna tutelare gli acquirenti, perché voi è vero sì, gli APE quando li fate? Quando stiamo realizzando,
delle nuove costruzioni, stiamo facendo degli interventi di ristrutturazione, o semplicemente andate a calcolare la classe energetica perché vi serve l'APE da allegare a un atto di compravendita, a una donazione. E quindi diciamo, capite bene? Come? Il 99% dei casi. Il 99% dei casi, esattamente. Quindi, cosa? Vabbè, questo l'abbiamo detto, l'ultimo punto, obbligo di almeno un sopralluogo. Allora, voi sapete benissimo che il sopralluogo fare. Adesso è diventato obbligatorio. Questo per tutelare voi, per far sì che scompaiano gli APE su internet a 39 euro. Si spera. Allora, 25 euro, io non ci pago manco la carta e il dollaro alla stampante. Allora, voi sapete bene che potete andare a fare i calcoli sull'edificio sempre in due modi. Noi possiamo andare a calcolare la classe energetica, quindi la prestazione da progetto o da verifica. Da progetto cosa si intende? Noi andiamo dal nostro committente, il nostro committente ci dà il suo bel pacchetto di carta dove c'è il progetto architettonico, strutturale, dove ci sono le indicazioni di tutti i materiali costruttivi. Bene, quindi diciamo il vostro compito quale sarà? Perché è sopralluogo obbligatorio? Il vostro compito sarà comunque andare fisicamente sul posto e accertargli che quello che è stato dichiarato sul progetto effettivamente sia stato realizzato. Ma questa è una casistica, diciamo, molto ideale, permettetemi, perché difficilmente quello che noi abbiamo deciso in fase di progettazione viene realizzato. E qui come si procede? Avete due strade per verificare che quello che c'è da progetto effettivamente corrisponde a quello che è stato utilizzato: o fate un buco nel muro e sta là il committente pronto col fucile a fare un buco a voi, oppure vi dovete munire di una termocamera in modo tale da fare un'indagine non invasiva e a vedere se quello che è stato dichiarato in fase di progettazione è stato poi realizzato. Se invece il progetto non esiste proprio, io sto nell'altra casistica, devo effettivamente fare dei rilievi, quindi devo andare a vedere come è stato costruito questo edificio. Pensate a edifici molto vecchi, il progetto sicuramente è stato fatto ma è scomparso nel tempo. Quindi capite bene che in quel caso il sopralluogo diventa proprio indispensabile, perché altrimenti come fate per capire di che edificio stiamo parlando, di che impianti è dotato, ammesso che ne sia dotato, perché se poi gli impianti non ci sono ritorniamo nella prima casistica. In ogni caso dobbiamo simulare la presenza di impianti. Capite bene che il sopralluogo risulta effettivamente indispensabile. Quindi se il tutto si riesce a racchiudere con un sopralluogo, beh, possiamo anche presentare una parcella ridotta. 50 euro, ovvio di no, eh? Anche perché poi ci sono tutta una serie di studi che dovete fare. E qui mi aggancio con una cosa che è diventata di moda: il termine diagnosi energetica. Spesso i clienti nostri vengono, io voglio un programma che fa la diagnosi energetica. Ma lo sapete che cos'è la diagnosi energetica? La diagnosi energetica scaturisce dai vostri sopralluoghi. La diagnosi energetica può essere una chiacchierata con il committente o una relazione che fate voi se avete voglia di scrivere. Diagnosi energetica vuol dire fare uno studio del livello di salute del vostro edificio da certificare, per andare a indirizzare il committente, quindi il proprietario dell'immobile, su una scelta di intervento migliorativo anziché di un'altra. Quindi per fare la diagnosi energetica non vi serve nessun strumento software, se non un Word per scrivere o una buona dialettica per parlare con il vostro committente. Quindi abbiamo chiarito anche questo. Quindi quando mi dicono: ma io per fare la diagnosi energetica devo fare il corso, ma lei lo sa che cos'è la diagnosi energetica? È questo: e verificare com'è realizzato il vostro edificio e scegliere quale tipo di intervento migliorativo bisogna fare, anche perché l'intervento migliorativo è obbligatorio sempre, anche se la vostra classe energetica sarà di A4, perché l'altra novità sono proprio le classi energetiche,
che passano da 7 a 10, vanno adesso dalla G, la peggiore, alla 4, che è la migliore. Quindi anche se il vostro edificio è un edificio a energia quasi zero, io in ogni caso devo indicare l'intervento migliorativo. E qui sorge un'altra domanda: il tempo di ritorno. A volte ci chiamate, tempo di ritorno 110 anni, il vostro programma ha fatto boom, ma che ci avete venduto? Non ha sbagliato nessuno, non sbagliano nei programmi e non sbagliate nemmeno voi. Se voi state in una classe energetica alta, vuol dire che spendete pochissimi euro all'anno per riscaldare, raffrescare, produrre acqua calda sanitaria. Spendete, dico un numero, 500 euro all'anno. L'intervento migliorativo è obbligatorio, io lo vado a inserire, mi metto sostituzione degli infissi. La sostituzione degli infissi ha un costo molto alto, supponiamo 10.000 euro. Io con questi 10.000 euro che spendo passo da 500 euro all'anno a 495 euro all'anno. Quindi io risparmio 5 euro all'anno. Per ammortizzare i miei 10.000 euro quanti anni mi servono? 200. Ecco perché nel nuovo modello di AVE scompare il vincolo che il mio intervento migliorativo deve risultare al di sotto dei 10 anni, perché altrimenti non è buono. Quindi voi in ogni caso lo indicate e andate a mettere che il tempo di ritorno è maggiore di 10, punto. Non ha sbagliato nessuno, perché questi sono dei calcoli reali che avvengono. Le classi energetiche, purtroppo ammortizzare delle spese risulta complicato. Validità. E qui un altro dilemma. Quando vale l'APE? Allora, gli APE valgono sempre 10 anni, ok? Quindi tutti gli APE fatti con la precedente normativa non devono essere rifatti perché dal 1 ottobre è cambiata la legge. Assolutamente no. Gli APE fatti prima dell'entrata in vigore del DM 26 giugno 2015 valgono sempre 10 anni, almeno che non ci ritroviamo in determinate casistiche in cui c'è un intervento e quindi siamo costretti a rifare il nostro APE, e il nostro APE lo dobbiamo fare con la nuova normativa. La durata però è subordinata a controllo, manutenzione e adeguamento degli impianti termici, perché voi ben sapete che il libretto di impianto va allegato al vostro APE. Quindi è vero sì che il mio APE vale 10 anni, ma la durata è subordinata alla presenza del libretto di impianto. Quindi se io committente, se io proprietario dell'immobile, nei periodi stabiliti, quindi ogni 4 anni per le caldaie con una potenza pari a 100 kW, la manutenzione ogni 4 anni, quelle superiori a 100 kW, la manutenzione ogni 2 anni. Quindi se io ogni 4 anni mi faccio la manutenzione al mio impianto e la devo ogni volta di libretto aggiornato, il mio APE vale 10 anni. Ma se io decido di non fare la manutenzione al mio impianto, l'APE scade al 31 dicembre dell'anno successivo in cui era programmata la manutenzione che io non ho fatto. Se non c'è l'impianto? Se non c'è l'impianto, non c'è attualmente nessuna norma che spiega la durata del mio APE. Possiamo ragionare per estensione interpretativa della norma. Quindi o il mio APE vale comunque 10 anni perché l'impianto non c'è, io non posso allegare nessun libretto di impianto, oppure il mio APE scade al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione perché non c'è il libretto di impianto. Qui purtroppo non c'è una regola, non c'è una legge che ci dà un obbligo. Questa è una questione sollevata al CT, al Comitato Tecnico Italiano, che voi penso conoscete, quello è l'ente che certifica anche i software. È una questione che è stata sollevata perché noi non sappiamo quanto può valere un'APE. Quindi si va per un'estensione interpretativa delle norme vigenti. C'è chi lo fa valere 10 anni e chi invece lo fa valere un anno e mezzo perché scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione. E quando c'è l'impianto non c'è il preso impianto? Scade al 31 dicembre dell'anno successivo, sempre. E qui viene il difficile.
E va bene questi nuovi requisiti, questo nuovo modello MIAPE, l'edificio di riferimento, uno standard, uno di progetto, finalmente ho fatto il mio APE e adesso che faccio col mio APE? Non mi rispondete male, lo dovete mandare telematicamente alla regione. Adesso prima. Allora, come funziona? Voi preparate l'APE, andate sul sito della regione Campania, ve lo inviate telematicamente, ci sono una serie di scappate che vi chiedono di inserire dei dati. In tempo reale la regione vi restituisce una stampa di APE. Quella stampa contiene un codice identificativo e solo quell'APE lì, entro 15 giorni di tempo, lo potete consegnare al vostro committente. Un'APE senza il codice identificativo della regione è carta straccio. Lo potete dare al committente, ma non ha nessuna valenza legale. Valutate che tutte le regioni si sono attivate per l'invio telematico. Ok? Un attimo, allora, se avete qualcosa di importante, fateci partecipi. No, allora, tutto quello che lei ha fatto prima del 1 ottobre, quello è valido. Questa è la procedura dal 1 ottobre 2015 in poi. Quindi il codice vale da adesso. Esatto, tutti gli APE inviati dal 1 ottobre del 2015. Subito, subito. Allora, i controlli che fa la regione sono di due tipi. Un controllo amministrativo e un controllo sui calcoli. Il controllo amministrativo è quello che viene fatto in tempo reale, perché voi andate a inserire i dati dell'edificio e quindi c'è un confronto incrociato nel cadastro e vedono se è un edificio regolarmente accatastato e ancora in edificio fantastico. Il secondo controllo, il tecnico, se effettivamente esiste, e infine la classe energetica, se risponde ai nuovi requisiti di legge. Quindi veramente in tempo reale, circa 10 minuti dopo, un quarto d'ora dopo che voi avete fatto l'invio, vi arriva l'APE da stampa. Questo vale sia per le costruzioni che per tutto. Esatto. Poi la regione farà dei controlli più approfonditi. Controlli più approfonditi a campione. Ok? Quindi non è che tutti gli altri che arrivano vengono controllati, viene fatto un controllo a campione. Quando viene fatto il controllo a campione, i controlli sono molto più specifici. Tra l'altro, nelle classi energetiche alte B, C, dalla A4 alla A, alla B e alla C, vengono fatti addirittura i sopralluoghi. La Regione Campania si è già attivata per i sopralluoghi. Specie se ci ritroviamo di fronte a un edificio anni 80 classe A, il sopralluogo c'è, è indiscutibile, ok? Ovviamente classe G il sopralluogo non viene fatto, perché voglio dire, si sa che un edificio fatto precedentemente con le vecchie norme di classe G, difficilmente ci avviciniamo a una classe. Sulle classi energetiche però adesso c'è un'altra questione. Voi sapete bene, questo oramai se è spento non funziona, ve lo tolgo, perché sennò è un peso. Ma era sempre fisicamente l'APE agli atti? Certo, fisicamente quello col codice identificativo rilasciato dalla legge. Perché i modi destinati per essere l'uso cambiano un po'. Quindi rimangono sempre esclusi dalla certificazione del progetto. Allora, adesso c'è una questione con i notai. Questo è molto interessante, prestatevi un po' di attenzione. Questa è una questione con i notai. Allora, voi sapete bene che il costruttore può vendere degli appartamenti ancora prima che vengano realizzati. Per vendere questi appartamenti si sono muniti di APE. L'APE è stato fatto con la precedente normativa. Quindi io avevo un APE fatto, diciamo, 2014, e mi restituiva il mio immobile in classe F. Adesso mi danno le chiavi del mio appartamento, quindi io sono tenuto a rifare l'APE, perché adesso io perfeziono l'atto da notare. Prima era un preatto, adesso è l'atto per me. I due APE secondo voi saranno uguali o diversi? Il preatto è valido o non è valido? È fasullo. È fasullo. Quindi adesso c'è tutta una questione con i notai per vedere se quello che è stato fatto prima ha comunque valenza oppure no. Perché i due metodi di calcolo sono diversi. Se prima avevo una classe F, adesso ho una classe G. Quindi quello che è stato prevenuto
tra CT e notai, grandi punti interrogativi. Quindi capite bene che siamo ancora in una fase di avvio. Verrà anche istituito il SIAPE, che è un sistema, di controllo in cui andranno a finire gli APE di tutte le regioni, e questo SIAPE prenderà degli APE a campioni per le varie regioni e farà i controlli. Quindi diciamo, in un modo o nell'altro si cerca di fare il maggior numero di controlli possibile. Un attimo, una domanda. Sì. Due certificati su due diverse regioni, ma riportare alla regione di competenza. Esatto, bisogna vedere dove è ubicato l'immobile e in quella regione va indietro. Adesso una domanda che tutti pongono: ma i nostri software che fine fanno? Allora, tutti i software che hanno avuto la certificazione dal CT a ottobre del 2014, quando sono entrate in vigore le nuove norme UNI, risultano ancora adesso certificati, quindi non dovete fare nessuna richiesta di aggiornamento particolare, ok? Quindi se voi siete possessori di un software che è stato certificato al 1 ottobre del 2014, quando sono andate in vigore le norme UNI, risulta ancora certificato, quindi non vi dovete preoccupare se state utilizzando un software certificato oppure no. Dopo tutto questo parlare, finalmente vediamo il nuovo modello legale. Allora, procediamo ora. Dati generali, qui non si legge tanto. Allora, il primo riquadro ci dice destinazione d'uso. Dobbiamo indicare se è residenziale o non residenziale. Valutate che tutto quello che adesso vi commento qui, voi non è che lo dovete scrivere qua, è già stato scritto utilizzando un software e voi ve lo ritrovate stampato. Adesso vediamo un pochino quelle che sono informazioni che trovate stampate qui dentro. Allora, primo riquadro, destinazione d'uso, bisogna indicare l'uso residenziale, non residenziale. Oggetto dell'attestato, secondo riquadro. Qui si va a barrare se è intero edificio o se è unità immobiliare oppure se è un gruppo di unità immobiliari. Infatti la terza casella ci dice gruppo. Quando possiamo parlare di gruppo di unità immobiliare? Quando le nostre due unità immobiliari sono identiche, ok? Stesse caratteristiche, stessi impianti, identiche. Allora le possiamo raggruppare. Terzo riquadro, andiamo a spuntare perché è stato fatto l'APE. Perché è una nuova costruzione, perché è un passaggio di proprietà, è una locazione, una ristrutturazione, una qualificazione o altro. Dati identificativi dell'edificio. Qui addirittura è previsto anche l'inserimento di un'immagine nel nostro edificio. Si va a indicare la regione e il comune. Questo perché voi sapete bene che in base all'ubicazione geografica vengono utilizzati determinati parametri che sono sempre quelli indicati nell'edificio di riferimento. Zona climatica, anno di costruzione, la superficie utile, il volume utile sia riscaldato che raffrescato. Altra novità, gestione dei subalterni. Quando la vostra unità immobiliare è formata da subalterni, come si ragiona? Bisogna indicare da a quanti subalterni ci sono? 10, da 1 a 10. Nelle note poi andate a esplicitare che quest'APE si riferisce al subalterno 1, subalterno 2, 3 e a seguire. Riquadro con la terza freccia, vengono individuati tutti gli impianti, tutti i servizi energetici presenti, climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione meccanica, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione e trasporto di persone e cose. Ricordatevi sempre, se sopra abbiamo indicato che è un edificio residenziale, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale, obbligatori sempre. Non ci sono, andiamo a inserire dei generatori standard, quindi simuliamo la presenza. Edifici non residenziali, solo la climatizzazione invernale. L'introduzione delle faccine, altra novità. Allora, oggi stiamo qui tutti tecnici, quindi tra tecnici parliamo lo stesso linguaggio.
Ma quando noi diamo questo documento al nostro committente o a una persona che non capisce nulla di impianti, di involucro e di inizio, sembra che noi parliamo di arabo. Vedrà qui una serie di numeri, di formule, di simboli, dirà: ma che cos'è? Di che stiamo parlando? L'introduzione di queste faccine ha lo scopo di fornire a colpo d'occhio il livello di salute del nostro edificio. Quindi parliamo di inverno e estate, come si comporta il nostro edificio in inverno e come si comporta il nostro edificio in estate. Se ho una faccina sorridente, vuol dire che la prestazione energetica globale per la parte estiva e per la parte invernale sempre sono buone, vuol dire che io spendo poco per riscaldare e raffrescare. Se ho una faccina normale, io sono al limite. Una faccina triste vuol dire che io sono molto lontano dai livelli ottimali, quindi vuol dire che io spendo tanto per riscaldare e raffrescare. Qui abbiamo un'intera una casella in cui noi andiamo a barrare se il nostro edificio è energia quasi zero. Quindi se il vostro edificio è alimentato per il 90% da fonti rinnovabili, vuol dire che siamo prossimi all'edificio a energia quasi zero. Le classi energetiche che passano da 7 a 10, quindi dalla G alla 4, quindi capite bene che adesso si vanno a diversificare ancora meglio. E passiamo alla seconda pagina, sono 4 pagine, non vi preoccupate, non è molto lungo. Però torno un attimo su questa slide. La barra in alto, logo della regione, ok? Quindi noi capiamo subito il nostro edificio dove è ubicato. Codice identificativo, lì ce lo dà la regione. Validità, quella esce in automatico, ve lo distribuisce il software, voi andate a indicare libretto di impianto, quindi validità di 10 anni, assenza di calcola 31 dicembre. Adesso già funziona la regione con il codice? Sì, 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 se andate sul sito della regione ha già fatto la comunicazione. Io ho certificato. Sì, 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 e già stanno facendo i controlli, prestate molta attenzione. C'è stato qualcuno che ha inviato l'APE con la precedente versione dei programmi, quindi un'APE fatta con la precedente versione. Questo perché sul sito della Regione Campania c'è scritto che loro danno 15 giorni di tempo a noi tecnici per capire come si invia il nuovo APE. Quindi terranno attive entrambe le procedure, perché prima voi inviavate l'APE, quell'APE lì poi entro 15 giorni lo davate al committente. Adesso esistono entrambi, ma l'APE che dovete mandare è sempre un'APE fatto con la normativa vigente, quindi con i calcoli attualmente vigenti. Voi potete o inserire manualmente tutti i dati e in tempo reale vi fate la stampa, oppure inserite l'intero APE e la regione vi manderà quell'APE col codice identificativo. Però la validità è sempre dell'APE fatto con la nuova normativa e con il codice identificativo della regione. Quindi quando leggete che avete 15 giorni di tempo per utilizzare la vecchia o la nuova procedura, non è per l'APE che io posso consegnare anche il vecchio APE, ma semplicemente per dire che o faccio il nuovo invio o il vecchio invio, ma sempre del nuovo modello. L'APE è dato il 30 settembre, l'ha inviato con la vecchia norma, non con la nuova. Certo, cioè, loro certo. L'hanno lasciato uso residenziale e non residenziale per gli APE. Certo, è ovvio, se io, esatto, perché lei entro 15 giorni dalla data di realizzazione lo deve inviare alla regione. Sono rimasti, sono per i vecchi. Esatto, esatto. Mentre con l'uovo non c'è residenziale. No, no, c'è sempre. No, perlomeno fino all'altro giorno c'era un po'. Sì, c'è solo un invio, poi in automatico faranno loro il controllo amministrativo. Vabbè, questo poi sarà l'ingegnere Paradiso che ce lo comunica. Allora, A noi ci risponde sempre. Forse gli sono simpatica, non lo so. Allora, un attimo, siamo solo alla seconda pagina, non è finito, un attimo. Allora, penso che questo interessi, voglio dire, dopo tutte le chiacchiere che ci siamo fatte, vediamo almeno quello che troviamo nell'aula. Alla seconda pagina iniziamo con la prestazione degli impianti.
Qui per ogni tipologia di impianto ci dice la prestazione, cioè la quantità annua consumata di quel tipo di energia. Ad esempio, mi dice energia elettrica da rete utilizzata durante l'anno per X quantità, e a fianco ci dà nell'ultima casella l'indice della prestazione energetica non rinnovabile sempre. Le raccomandazioni, perché qui parte la parte dedicata agli interventi migliorativi. Quindi la prima casella mi dice di indicare il tipo di intervento migliorativo, il tempo di ritorno che viene in automatico, la nuova classe energetica e in ultimo la prestazione globale che io vado a ottenere. Dite voi, se io ho più interventi migliorativi, come mi comporto? Prenderà il complessivo, cioè io posso avere sostituzione di infissi, posso avere un cappotto esterno e così a seguire, quindi il complessivo di questi interventi io poi me lo ritrovo ai fini del calcolo della classe energetica e della prestazione globale. Qui invece abbiamo altri dati sul fabbricato, abbiamo il volume riscaldato, la superficie disperdente, il calcolo della prestazione energetica e in ultimo tutti i dati di dettaglio sul tipo di impianto. Allora, ricordatevi sempre che se il vostro AVE scaturisce perché è una nuova costruzione, qui avremo tutti i tipi di impianti. Quanti ne ho per riscaldare il mio edificio? Due, io li vado a indicare tutti e due. Se invece io sto utilizzando l'edificio di riferimento standard perché devo calcolare la sola classe energetica, qui ne vado a indicare una sola tipologia di impianto per ogni servizio. Quindi se devo indicare produzione di acqua calda sanitaria e ho due, che ne so, il solare termico e il boiler, io qui posso indicare solamente il boiler e i parametri standard forniti dall'edificio di riferimento. Alla quarta pagina i dati del soggetto certificatore, quindi qui verrà indicato il tecnico abilitato, nome, cognome e tutte le informazioni, sopralluogo obbligatorio, software, l'indicazione del software utilizzato, timbro e firma del professionista. Poi viene data una quinta pagina, ovviamente non stampabile, serve a voi per capire, fa un po' il riepilogo di quello che ci siamo raccontati qui, per capire tutte queste nuove caselle a cosa si riferiscono. Questo invece è il nuovo format per gli annunci immobiliari, vedete? Mi dà solamente la classe energetica, se è un edificio a energia quasi zero, l'indice di prestazione energetica rinnovabile e la prestazione energetica del fabbricato inverno e estate, senza dare numeri, mi dice solamente il livello di salute del mio edificio. Questo è il nuovo modello di AQUE. Come vedete nel modello di AQUE, anche se io mi scorro le varie pagine, cos'è che manca? La classe energetica. Nell'AQUE, come ben sapete, non viene indicata la classe energetica, perché l'AQUE siamo in una fase di realizzazione e quindi non sappiamo come poi si comporterà il nostro edificio. Questi sono stati gli argomenti che abbiamo trattato oggi.